Il Benevento ha superato la Salernitana nel derby per 2-0 grazie alle reti di Viola e a un'invenzione di Sau. Quindi Benevento superiore purtroppo in ogni zona del campo. La Salernitana non ha fatto quasi nulla in campo e si è consegnata agli avversari, non giocando da squadra e non aiutandosi durante tutta la partita. Purtroppo la Salernitana è stata costretta a giocare nella propria metà campo. C'erano calciatori in campo un po' stanchi, alcuni fuori ruolo. Purtroppo, quindi, i Sanniti hanno sbancato la Rechi. Si va comunque avanti e siamo appena alla terza giornata di campionato. È una sconfitta che brucia, ma la Salernitana saprà sicuramente alzare la testa. Buonasera, benvenuti alla quinta puntata di Passione in Granata. Come vedevate dalla copertina, la Salernitana purtroppo ha perso il derby. Non è stata una bella serata lunedì alla Rechi. Comunque si va avanti e quindi il campionato è appena all'inizio. Per quanto riguarda Arte STV Sport, in particolare questa trasmissione, quest'oggi ci si arricchisce di una new entry. Abbiamo finalmente una giornalista, quindi una figura femminile che ci accompagnerà per tutta la durata del campionato. Ed è Francesca Durante, nativa di Sorrento. Buonasera. Bene, allora vi presento anche l'altro amico, Michele Faiella, amico di vecchie battaglie. E quindi Michele, dobbiamo, ahimè, parlare di una sconfitta della Salernitana e il Benevento purtroppo, come ho detto all'inizio, si è mostrato superiore. Antonio, come hai detto tu, è stata una serata non favorevole. Ovviamente io sono ottimista, vedo il bicchiere pieno, mezzo pieno, quindi non tutte le squadre saranno come il Benevento. La partita con il Benevento ovviamente è stata più che altro un passo falso, però la squadra degli stregoni è ovviamente, da quello che abbiamo visto, superiore alla Salernitana. C'è ancora da recuperare qualche infortunato, c'è ancora da fare qualcosina a livello di preparazione, anche perché ho visto gli stregoni proprio che andavano a mille. Non so se pure tu hai avuto questa mia stessa impressione. Certo, ti posso dire che io nel Benevento ho visto un calciatore che non esiste, l'Amalgama, cosa che purtroppo da noi è mancata. Sì, è mancata. C'erano però due o tre proprio affiatatissimi, Letizia, Coda, lo stesso Insigne, voglio dire, Viola, che è un calciatore Viola di è Serie A. strepitoso, è stato. Comunque, che dite? Vediamo innanzitutto le note positive, il ritorno del pubblico alla Rechi, 18.000 presenze, ovviamente penso che sia stato lo stadio più affollato della Serie B. Noi ci siamo abituati, però ovviamente la squadra deve dare risultato, perché come sappiamo il pubblico arriva, però quando la squadra dà veramente dei numeri, ci dà soddisfazione. Siamo fiduciosi perché l'allenatore di quest'anno, non a caso, è Ventura, che è stato allenatore della nazionale, quindi sotto questo aspetto, l'aspetto tecnico, possiamo dormire sogni tranquilli. Ovviamente in campo non ci va l'allenatore, in campo ci vanno i giocatori. Ecco Michele, possiamo dire che nell'azione del primo gol di Viola da calcio d'angolo i nostri sono stati dei veri e propri polli, perché lì non si lascia solo Ogier, ma si va a chiudere, perché Viola, si sa, è un calciatore che tira da lontano e ha fatto un bellissimo gol. Poi la squadra si è disunita e abbiamo beccato il secondo gol proprio da scuola calcio, un 1-2 e Sau è andato in porta. Vabbè, pazienza. Come non ci dovevamo illudere delle prime due vittorie della Salernitana, non ci dobbiamo deprimere per questa sconfitta. Ecco, prima di passare ai risultati e classifica, direi che possiamo vedere, e quindi ci consoliamo un poco, le statistiche e le curiosità di Salernitana Benevento.
E appunto la Salernitana 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, per le statistiche, per gli amanti delle statistiche, doveva essere un derby tranquillo, visto quello che era successo l'anno scorso con il Paperone da parte del portiere Micaj, che fortunatamente quest'anno non si è ripetuto. Però purtroppo, come abbiamo già detto, il Benevento è risultato superiore proprio in ogni parte del campo. Ci possiamo così consolare che il 2 marzo 2014, 2-1, Nigro Mendicino, ci possiamo così consolare che la prima vittoria della Senna sul Benevento è del 1935, ma questa è statistica. Adesso il vento è cambiato. Che dire, speriamo che prossimamente la Salernitana possa subito rifarsi già da domenica prossima, o che nel ritorno, così ci togliamo il sassolino e andiamo a vincere a Benevento. Ce l'auguriamo. Quindi adesso direi, passo la palla a Francesca con la lettura di risultati e classifiche. Bene, allora per la terza giornata Pordenone Spezia 1-0, Ascoli Livorno 2-0, Cittadella Trapani 2-0, Perugia Juve Stabia 0-0, Tella Frosinone 1-0, Venezia Chievo 0-2, Cosenza Pescara 1-2, Crotone Empoli 0-0, Pisa Cremonese 4-1 ed infine Salernitana Benevento 0-2. Proseguendo la classifica, abbiamo Entella 9 punti, Pisa, Benevento e Perugia 7, Ascoli, Pordenone, Pescara e Salernitana 6, Empoli, Crotone 5, Chievo 4, Spezia, Venezia, Cremonese, Frosinone e Cittadella 3, Cosenza, Juve Stabia 1 ed infine Livorno, Trapani 0 punti. Bene, allora abbiamo visto questi risultati. Quello clamoroso è proprio quello dell'Entella che all'ultimo assalto ha battuto il Frosinone. Quindi, mica l'Entella sorpresa, ma anche squadra fortunata. L'Entella è squadra fortunata, ma comunque già negli anni scorsi l'Entella, ricordo anche ai tempi di Preda, non so se Certo. ricorderai, quando andò ad allenare la squadra Ligure, fece un buon campionato. È naturale che le nostre riflessioni vanno solo e soltanto sulla prestazione della Salernitana. Dobbiamo, diciamo, essere sempre fiduciosi e che alla fine dobbiamo trovare, diciamo, La giusta strada quadratura. giusta Certo. per la strada giusta. Al riguardo, Michele, guardiamo un attimo insieme con gli amici della regia la formazione della Salernitana che è scesa in campo. Allora, il solito 3-5-2 con Micaj, sugli esterni Jarosicki e Caro, Migliorini il centrale che è in posta, Chine, Firenze di Tacchio, Ogier e Cicerelli, Giannetti e Iallo. Diciamo che così, vedendo questa formazione, per come e perché poi Akpro Akpra era infortunato, a me mi ha un po' sorpreso la presenza di Ogier. Così l'avevamo detto che poteva essere tra i papabili, però vedendo la prestazione che ha fatto e Maisto, che era il calciatore che ha sempre sostituito Akpro, mi sarei aspettato, soprattutto nel secondo tempo, Maisto come mi sarei aspettato nel secondo tempo, visto che i due centrali del Benevento la facevano da padrona soprattutto a volta, io avrei inserito anche Juric. Ripeto, stiamo chiacchierando, non vogliamo fare gli allenatori, però io penso che potevano cambiare le sorti della Sì, alla partita. fine la tua è una riflessione giusta, anche perché diciamo, Cerre è più un passista più che diciamo, un centrocampista d'attacco. Propositivo. Quindi secondo me Ventura avrà avuto le sue ragioni. Non voglio andare Vabbè, subito sono contro, scelte che sono si scelte che ha fanno. fatto, però ovviamente poi vedendo il risultato finale si è visto che non è stato diciamo, dei migliori. Vedendo anche la formazione del Benevento, quindi con Viola, Teglio, Insigne, l'ex coda Sau, calciatore che ha giocato veramente dappertutto e ha fatto grande il Cagliari. Poi con Maggio, Caldirola e Volta l'hanno fatta da padrone, quindi
lo schieramento di Inzaghi 4-4-1-1, insomma, ha messo in difficoltà È il stato quello Ventura. vincente in effetti, soprattutto in attacco. Mi ha impressionato, devo dire la verità, Coda. Io lo conoscevo un po' più lento, ma è diventato un giocatore completo. Forse la Serie A, anche se non ha avuto i buoni risultati, come sappiamo, gli ha portato un po', diciamo, di sveltezza nella manovra. L'ho visto sempre presente, insieme ad Insigne. Insigne pure è stato diciamo, una buona spalla. 1-2 vai e stavano già in porta, voglio dire. Mikai sul primo gol, diciamo, si è trovato spiazzato dai suoi compagni perché hanno lasciato, Sono diciamo, rimasti come dei polli fermi. come le. Quindi voglio dire, la formazione del Benevento io l'ho vista troppo forte per la Salernitana di questi tempi. Ovviamente noi aspetteremo anche il girone di ritorno perché ci sarà sempre la rivincita. Ci sarà sempre tempo per recuperare. Dobbiamo recuperare anche Cerci, l'ultimo acquisto. Ovviamente, quei pochi minuti, voglio dire, Certo, diciamo comunque che Cerci e dato, Ertò potrebbero farci fare il potrebbero, salto di qualità, diciamo, il ce lo salto di auguriamo qualità. tutti. Ora ci colleghiamo con la redazione qui a fianco dove troviamo Guglielmo che ci dirà alcune curiosità e poi parleremo delle facce da derby. Grazie della linea. Dati statistici. Allo stadio Arechi hanno assistito alla partita Sanitana Benevento 18.000 spettatori, di cui 3.150 ragazzi, 7.351 donne, uomini 6.323, settore ospiti 1.179, di cui 320 donne, uomini 859. Si quantifica che il dato famiglia allo stadio è stato di 2.955. Grande rispetto tra le tifoserie di Salernitana e Benevento. Applausi per tutti dei tifosi Granata che salutano anche il presidente dei Sannini, Vigorito, persona sempre corretta anche nei momenti meno felici per la sua squadra. Un vero signore. Al mio indirizzo di posta elettronica ho ricevuto, oltre alle foto, di cui vedremo alcune facce da derby, anche dei messaggi. Leggo i più simpatici. Dice Alberto: siete bravi, parlate bene, ma quando vedremo un volto femminile, credo siano stati accontentati. Oggi alla quinta puntata con Francesca. Un altro spettatore che mi ha scritto è Rosara, dice: nel bene e nel male tutti parlano della Salernitana, ma voi esagerate nei elogi. Ancora con Alessandro, complimenti alla regia, grafica chiara e precisa, bella da vedere. E chiudo con Filippo che mi scrive: siete grandi, mostrando le foto. Continuatemi a scrivere nel mio indirizzo digitalstudio72@libero.it. La linea torna allo studio. Bene, abbiamo visto un po' i dati statistici, le curiosità, abbiamo visto anche delle foto simpatiche, poi qualche commento ci ha fatto anche piacere dagli amici che ci seguono. Quindi vi ringrazio di questo a nome della proprietà della redazione di Artes TV. Stiamo cercando di fare un buon lavoro, pian piano cercheremo di darvi un servizio sempre migliore. Quindi siamo alla fase conclusiva e quindi Francesca, leggiamo il prossimo turno. Per la quarta giornata, Frosinone Venezia, Benevento Cosenza, Cremonese Crotone, Empoli Cittadella, Juve Stabia Ascoli, Livorno Pordenone, Pescara Entella, Spezia Perugia, Chievo Pisa e Trapani Salernitana. Bene, quarta giornata con tantissimi scontri importanti e noi che giochiamo, Michele, a Trapani, una squadra che ancora ha 0 punti avrà il coltello tra i denti. Però Però dobbiamo vedere, la trasferta di Trapani è difficile, anche perché si trova dall'altra parte della penisola. Non so se i tifosi
tifosi seguiranno in massa la squadra, ma senz'altro ci sarà diciamo, una rappresentanza. Il Trapani viene da una sconfitta a Cittadella, quindi a 0 punti in classifica, è assetato ovviamente di punti. La Salernitana deve riscattarsi dal passo falso casalingo. Dovremo vedere solo se Ventura apporterà qualche modifica allo schema, se farà entrare o ci vuole Cerci dal primo minuto. Dobbiamo vedere tutta una serie di cose. Penso che c'è poco tempo a disposizione, perché comunque da qua a qualche settimana avremo più match anche infrasettimanali, quindi certo, è importante anche il ricambio che si ha dei giocatori. La nostra è sempre una speranza, certo, speriamo di sempre fare in un risultato utile per i granati ai fini della classifica. Bene, allora con questo augurio diciamo che la nostra puntata finisce qui. Come sempre ringrazio per l'attenzione tutto il pubblico appassionato sia della Salernitana sia che segue Artes TV Sport, e quindi non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, e chiudendo con un saluto e un bacio della nostra Francesca Durante. Arrivederci a tutti. Arrivederci.